Tutti ragazzi, io sono Roby9112 e questa è la seconda parte e ultima della guida allo Shiny su Pokémon Platino, che vale anche per Perla e Diamante, naturalmente. Allora, come vedete, sono arrivato a 39 Vermpole di seguito, una bella catena. Anzitutto, inizio subito col dire un'enorme scusa per la qualità veramente schifosa di questo video, ma non so cosa aveva stasera la fotocamera, forse l'ho messa troppo vicino, ma non fa niente, spero che a voi vada bene lo stesso e che non mi critichiate per questo. Comunque, adesso sono qui che sto cercando un cespuglio giusto per trovare il 40esimo, eccolo qui, a 4 passi a destra, ci saltiamo dentro, vediamo il signorino vermiciattolo qua. Mettiamo in campo il nostro fidato Glaceon, evoluto dal mio Eevee Shiny che troverete in un video precedente, Pallagelo, e lo sconfiggiamo e arriviamo a 40. Come ho detto nella parte precedente, sono una testa di cazzo e io ho voluto arrivare a 43, cosa che poi vi dirò non mi ha portato una bella conseguenza. Anzitutto volevo scusarmi per il video precedente perché non ho finito dicendo con i ringraziamenti e tutto, dicendovi alcune cose sull'applicazione del Pokécron, ma non mi ero accorto che il video stava per finire. Allora, essendo questa la mia seconda narrazione, sono ancora le prime armi. Comunque volevo dire che l'applicazione del Pokécron numero 20 la troverete al parco che si trova lì dove vi scambiate i Pokémon con Smeraldo, Zaffiro e Rubino. E niente, vi mettono questa applicazione che servirà, è proprio necessaria per fare queste catene. Comunque, bene, adesso siamo a 41, cerchiamo il 42 e dopo il 43, e dopo per me sono stati cazzi amari. Lì avevo 862 repellenti, come avete visto. Sono finito con 818 repellenti, o ancora meno, non mi ricordo più. Sono veramente delirato nella ricerca di questo cazzo di shiny. Allora, premetto che cercare il cespuglio per lo shiny è una rottura di palle, lo so. Oggi mi è andata anche male, tra l'altro, però se va bene potete anche trovarla in meno di un minuto, ma ci sono casi in cui potrebbe andarvi ancora meglio. Comunque, io ci ho messo un'oretta e mezza, ho ricaricato il Pokéradar non so quante volte. Comunque sì, l'operazione più pallosa. E adesso qua, se non sbaglio, stiamo cercando il 43esimo. Eccolo qui, l'abbiamo trovato. Il mio fido 43esimo e penultimo Vermpole. Penultimo perché poi ci saranno Shiny. Eccolo qui, lo sconfiggiamo. E appena sconfitto, iniziamo a correre. Adesso vedrete. Pallagelo. E via. Benissimo, i 30 punti che non fanno niente. Benissimo. Allora, ecco. Allora, per trovare lo shiny, come si può? Ecco, vedete, faccio vedere, sono arrivato a 43. Se vi chiederete come mai ci sono Mudkip e Shaymin nel podio, Mudkip l'ho dovuto catturare io e Shaymin sotto richiesta di un youtuber. Praticamente per catturarli ho solo messo il trucco per trovare il primo e poi ho fatto la catena senza trucchi. Comunque dicevo, adesso l'unica cosa che dovete fare, io ve ne ho mostrati solo 4 minuti perché sennò deliravate anche voi. L'unica cosa che dovete... Ah, tra l'altro ci sarà un salto di video, tipo un salto di tempo, perché ho collegato due video diversi perché ti ho messo veramente un casino di tempo a trovare questo cespuglio. Questo cespuglio è diverso dai due cespugli studiati nella prima parte, cioè quello lì veloce, quello brillante, e quello lento e non brillante. Il cespuglio che identificherà il Pokémon Shiny, tra parentesi vi consiglio di ingrandire, mettere il video a schermo pieno per vedere ancora meglio come è fatto, ma tra l'altro potete vederlo anche in qualità migliori in miei video precedenti. Questo cespuglio è caratterizzato dal fatto che è brillante, ma brillante in un modo ancora diverso dal cespuglio brillante normale, e ha una durata lunga, una durata
che è lunga quanto cespuglio lento. Qui ci sarà salto di video fra adesso praticamente. Mi scuso ancora, eccolo qua. La qualità è peggiorata ancora di più, chiedo doppiamente scusa. Dicevo, ci vuole pazienza per trovare questo cespuglio. Volendo, il cespuglio si può anche trovare durante la catena, si può trovare anche prima di arrivare a 40 e va benissimo lo stesso, anzi, avete avuto molto culo. Ecco, adesso in questo pezzo appare il cespuglio, fate attenzione, apparirà a 3 passi a sud. Eccolo lì, anzi a 2 passi a sud, l'avete visto? Eccolo lì. Quello è il cespuglio Shiny. In quel cespuglio al 99,9 periodico per cento troverete il Pokémon che avete Shinato versione brillante. In questo caso un bel Wurmple viola. E dicevo, questo cespuglio potete trovarlo sia a metà, sia, no, metà durante la vostra, mentre voi state catenando prima dei 40, oppure potete trovarlo anche quasi sicuramente, lo dovete cercare voi come ho fatto io adesso. Quindi una volta trovato, adesso sto facendo queste cose qua perché questo pezzo volevo tagliarlo e metterlo a parte, identificandolo come il 41esimo shiny. Eccolo qui il nostro amico che brilla. Bene, questo è Wurmple Shiny presente appunto in quel cespuglio che, come ho detto, uno è lungo quanto un cespuglio lento, però brilla in modo diverso dal brillore che hanno i cespugli che normalmente vediamo. Per catturare questo Wurmple avrei potuto usare tutte le bolle tranne la Premier e la Prelude, mi pare che non ce l'ho neanche, e tranne la Timer, mentre invece Velox, Bees, la Rete, Ultra, Mega, Poke, Master, avrei potuto usarle tutte, però usiamo la Bees e andiamo sul sicuro. Catturiamo Wurmple che andrà a finire nel box. A questo punto, naturalmente, lo Shiny non vi interromperà la catena assolutamente, ma come un Pokémon della catena normale vi farà apparire altri cespugli con i quali potrete tranquillamente continuare la vostra catena. Una volta catturato il Pokémon Shiny che volevate trovare, avete varie possibilità, potete naturalmente continuare la catena. Potete continuare la catena perché una volta apparso il primo Shiny, gli altri Shiny non si sa quando appaiono, potrebbero apparire in qualunque momento. Infatti molta gente, una volta catturato lo Shiny, continua di nuovo a girare, a resettare il Pokeradar, aspettando che appaia il secondo e così via. Io invece sono quello che una volta trovato il primo continua sempre ad andare avanti con la catena finché non sbaglia. E ogni tanto in mezzo a queste catene, quando arrivo tipo sui 65-70, quasi sicuramente appare un altro shiny e così via. Per questo le mie catene sono sempre molto, molto grandi. Vabbè, io ragazzi vi saluto, che mancano 17 secondi alla fine del video, vi ringrazio per i commenti, per i voti e tutto. Commentate, votate, iscrivetevi. E un saluto da Robby9112. Boh, ciao a tutti.